La tradizione dei cappuccini è una tradizione di perdono, siete dei grandi perdonatori. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella Basilica di San Pietro per i frati cappuccini venuti da tutto il mondo in occasione della traslazione delle spoglie mortali di Padre Pio e Padre Leopoldo Mandic. Tra di voi ci sono tanti bravi confessori perché si sentono peccatori e non sono come i dottori della legge descritti dal Vangelo che si sentono i puri e sanno solo condannare. Ma io vi parlo come fratello e in voi vorrei parlare a tutti i confessori in quest'anno della misericordia specialmente. Il confessionale è per perdonare. E se tu non puoi dare la soluzione, faccio questa ipotesi, per favore, non bastonare. Quello che viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima. Che trovi un padre che li abbracci e gli dica: ma Dio ti vuole bene, ma che lo faccia sentire. Se una persona si avvicina al confessore è perché sente qualcosa che gli pesa, ha proseguito il Papa, e il perdono è un seme, la carezza di Dio. Voi cappuccini avete questo carisma dei confessori, riprendetelo e rinnovatelo sempre. Siate dei grandi perdonatori, perché chi non sa perdonare finisce come quei dottori del Vangelo, è un grande condannatore sempre ad accusare. O si fa l'ufficio di Gesù che perdona dando la vita, tante ore seduto come San Pio e San Leopoldo, ha concluso il pontefice, o si fa l'ufficio del diavolo, che condanna e accusa.